Sindaco, una nuova stagione per il comune di Bacoli tra interventi di riqualificazione urbanistica e nuove attività di rilancio del turismo, soprattutto in vista delle imminenti e prossime festività natalizie. La città vive una grande opera pubblica di rigenerazione urbana che parte dal borgo di Cento Camerelle, ma attraversa l'intero corso storico del paese, si sviluppa nelle frazioni e quindi il nuovo campo di calcio accumula la riqualificazione del Real Sito Borbonico, nuovi siti che stanno riaprendo finalmente alla città, un decoro urbano finalmente rinnovato. E tutto ciò si va a incanalare all'interno di un circuito fatto di eventi, di iniziative per valorizzare l'enorme patrimonio culturale e artistico del nostro territorio, con due centri vitali, i due laghi, il lago Miseno e il lago Fusaro, che vedranno alle loro vicinanze la presenza di luci d'artista, e quindi per tutto il periodo di dicembre, ma anche novembre fino a gennaio, vivere la città non solo nelle sue meraviglie, ma anche nella valorizzazione di questi spazi di luce. Attorno a queste due piazze d'acqua si verificheranno tantissime iniziative, eventi culturali che sono verificabili quotidianamente attraverso il sito istituzionale del Comune di Bacoli, e sono sia eventi che si realizzano il comune, ma anche tantissimi eventi realizzati da associazioni che il comune patrocina con grande interesse. Tante le iniziative, ma tanta anche l'attenzione riguardo a quello che è il rischio vulcanico. Qual è ad oggi la fotografia della città? Quali sono ad oggi gli interventi immediati che si stanno mettendo in campo? Sì, gli interventi vanno su due filoni, l'edilizia privata e l'edilizia pubblica. Sulla pubblica, con il nuovo commissario di governo per la crisi bradisismica, siamo partiti con una serie di lavori che riguardano la riqualificazione delle scuole, gli studi di vulnerabilità sismica, i lavori per il consolidamento dei costoni, ma più in generale un'attenzione sempre maggiore a quello che sia i piani di evacuazione, il piano del rischio sismico e bradisismico, e sia soprattutto all'altro filone, quello dell'edilizia privata. Si sta concludendo con la Protezione Civile Nazionale uno studio molto intenso di vulnerabilità sismica che permetterà ai cittadini di conoscere qual è lo stato dell'arte dei propri fabbricati, e quindi in sinergia tra comuni, città metropolitana, regione e governo vi saranno fondi utili per i cittadini per mettere ancora di più in sicurezza il proprio fabbricato, i propri fabbricati privati.